siamo tornati con un nuovo Cucine con noi e questa volta a cucinare sarà lo chef. Sì, ecco, mi sono appena svegliata, ho fatto un po' di pennichella oggi. E ci cucinerà gli spatzle, quindi faremo gli spatzle fatti in casa. Spatzle, sì, fatti in casa. Adesso Manuel vi illustrerà la ricetta e le dosi e tutto quanto. Bene. Chef, ci illustri gli ingredienti gentilmente. 200 g di spinaci lessati e strizzati. Okay. Nel frullatore. Ok. Sì, diamo magari prima gli ingredienti, tutti. Tre uova. Un pizzico di sale. Sì. La noce moscata. Sì. 100 ml di acqua. Ok. 250 g di farina. Sì. Mettiamo gli spinaci lessati e strizzati. Dove? Nel frullatore. La noce moscata, ce ne andrebbe una. Cubi? Una grattugiata, noi non ce l'abbiamo, la mettiamo qui. Ok. Un pizzico di sale fino. Cento ml di acqua. Mm-hmm. E le tre uova. Adesso frulliamo bene. Diceva, adesso frulliamo bene tutto. E otterrete questo composto. Scaravoltiamo. Sì, come dice l'Antonellina. Questa sbobba. Secondo me Gio Bastiani ci direbbe: che cos'è questa merda? Mettiamo la farina. Setacciata o no? Non serve che sia setacciata per metterla. Allora continuate ad aggiungere la farina finché otterrete questa consistenza che adesso Manu vi farà vedere. Deve quasi stare nel cucchiaio. Ce lo fa rivedere per cortesia. C'è tipo un petalotto. Più giù devi stare. Tipo un petalotto. Quasi sta su nel cucchiaio. Deve quasi stare al cucchiaio. Bene, adesso prendiamo questa e la mettiamo da parte. Mi sento molto cracco in questo momento. Bernardi, veloce, mancano solo 5 minuti, vaccina già impiantata, veloce, che cos'è questa merda? Olio e... Guarda burro! È olio! Guarda olio! Intanto prepariamo il sughetto mentre l'acqua bolle. Sì. Tagliamo la cipolla, fine, molto fine. Veloce! Che gli altri hanno già infornato! Non c'è un cazzo da infornare! Non si dice cazzo su YouTube. Da, su YouTube no, su Sky sì, però. Cipolla. Quindi non dobbiamo aspettare che l'olio bolla, sfritteghi. No, non dobbiamo fare la cipolla fritta, dobbiamo fare un soffritto di cipolla. Esatto. Veloce Bernardi, veloce, mancano solo 5 minuti. Ah Bernardi, quando sei sotto pressione cosa stai facendo? Devi tagliare la cipolla. Devi tagliarla. Mettila. La cipolla Bernardi. Mettila e adesso tagliamo lo speck a pezzettini, listarelle, come vi pare. Quanto snack? Più o meno un etto, non l'ho pesato. Questo c'era. Secondo me gli altri concorrenti non sono qui per vincere, ma sono qui solo per partecipare. Attento al dito, Bernardi! Io amo cracco. Bene, adesso lasciamo andare un po' lo speck a fuoco basso
E poi basterebbe aggiungere un bricchetto di panna, ma noi la panna non ce l'abbiamo perché chi è andato a fare la spesa si è dimenticata. E ora ci mettiamo un po' di formaggio verde, così vengono più leggeri. Chef, guardi che è lei che deve andare a prendersi il cibo, sa? Mi sono dimenticato. Poi lei si dimentica di prenderla in dispensa e adesso la prova è già iniziata e non posso andare. Per fortuna nella mixery c'era il verde. Bravo Bernardi, leggero come piatto, cosa c'entra il verde con lo spezzo? Devo solo far limitare l'ordine che c'è nella mia cucina, provo ad andare a vedere gli altri concorrenti. Che casotto hanno nel loro banco? Cosa stai facendo con le cipolle, Bernardi? La cipolla con un panno umido. Veloce, Bernardi! Mancano 5 minuti! 5 minuti! Ma non è il gallo buduto quello lì? No, siamo a Masterchef, Bernardi! Cosa stai dicendo? Veloce! Aspetta, che deve partire! Vai! Possiamo aggiungere qualche pezzettone di formaggio verde e sciogliere. E la crosta, Bernardi? La crosta gliela diamo alla pattumiera pelosa che abbiamo in casa. Pattumiera! Racida! Questa volta devo vincere. È una mattonella, Bernardi, basta! Basta! Non puoi in esterna. Fare ma non ci vai in esterna con domani questa merda! Andiamo in esterna dei suoceri domani, dammi in esterna dei suoceri. Amore, basta! Ma smettila! Ma quanto ne metti? Ma stai facendo da mangiare te o io? Ma diventa un bue! Ma crappo, smettila per cazzo. Bene. Adesso si frigge, Bernardi! Bernardi, si frigge il verde! Non come fa a friggersi il verde! Sfrittega! Metti in pausa che non deve vedere nessuno! Cosa fai? Oh! Aggiungo un po' il formaggio verde col latte! Oh! Se no viene un paleo! Bernardi, mancano 5 minuti! Ma sta registrando? Non voglio. Sta registrando? Bernardi, allora cosa stiamo aspettando? Che perché l'acqua, l'acqua non bolle? Stiamo aspettando che boia l'acqua! Guarda, che cos'è questa merda? È acqua che bolle! Non bolle! Cazzo, non bolle! Smettila! E allora? Come pensa di procedere qua l'acqua non bolle? Intanto mi sono preparato. Sì, chef, devi dire! Attrezzo per gli spazi, che non schiaccia patate con i buchi larghi. Chi te l'ha regalato, Bernardi? La mia fidanzata me l'ha regalato. Fidanzata? Scusi, cos'è? Avanti! E allora, bolli! Eccola che bolle! Puoi spiegare gentilmente cos'è quella cosa? Uno schiaccia patate. Uno schiaccia patate con i buchi grossi, perché? Perché non usiamo l'attrezzo per gli spatole? Perché non serve un cazzo! Anzi, aspetta, che chiediamo se per caso qualcuno con l'altro. Non sa. Ovviamente questo è per schiacciare le patate. Se qualcuno di voi sa indicarsi cosa serve questo attrezzo, fallo vedere. Lo faccia bene. Vedere bene, Bernardi. Fallo vedere bene, che buchi strani. Ma che chef sei che non sai cos'è quel buco lì, Bernardi? Sembra... No, cosa stai facendo? Dimmi, dimmi Alessandro. Dove sono i dentini? Dove sono i dentini? Dove li hai messi? Veloce! Salato l'acqua. Salato l'acqua. Bernardi, non bolle l'acqua, Sì. Sì, fidati. Dimmi, Bernardi. Adesso faccio gli spazzle. No, tu, papà. Adesso fai gli spazzle. Allora. Inseriamo il composto verdognolo che ha riposato e adesso... quasi quasi sta più su di prima nell'aggeggio. Lo so che ci vorrebbe un mestolo,
più grande. E allora perché non usi il mestolo? Perché dopo mi tocca lavarlo e allora uso le robe già sporche. Dillo a papà che hai fame, non sono ancora pronti questi spazzle. Devi aspettare 5 minuti. Bene. No, sono io, cracco. E adesso andiamo a schiacciare piano piano. Buono buono. Schiacciamo fuori tutte le petolette verdi. Amore, petolette, dai. Sono petolette, spazzle. In tirolese vuol dire petoletta. Ma che bella! Cioè, spazzle e tirolese. Perché sono già venuti a galla? Tutti i pesci vengono a galla, Bernardi! Tienimi questo per piacere. Ecco, sono... Sono le che va dentro a te, cara. Sono l'aiuto chef, sono già venuti a galla. Qui c'è un sous chef. Sous chef, qua c'è qualcosa che non va. Cosa fanno già a galla? Che l'acqua non bolle. Bernardi, mi hai deluso. Come cazzo fa a sbagliare tutti i condimenti? Bernardi, per me questa è una merda. Muoro, muoro Bernardi, muoro. Che chef sei che non sai perché sono venuti a galla? Perché sono cotti, sono venuti a galla. A vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo, Bernardi! Ti hai grattato il formaggio? No, Bernardi, sei tu lo chef! Veloce! Quanto manca? Che bolle! Quanto manca alla fine? È finito il tempo! No, da 10 minuti, Bernardi! Stanno già impietando gli altri. Hanno già mangiato gli altri. Arrivo. Cosa arrivo? Ma come arrivo? Che cos'è Bernardi sta roba? In quanti mangiano lì? In 25? Quattro. Un attimo. No, è finito il tempo. No. 3, 2, 1. In alto le mani, al cielo. Tu chi sei? Bruno. Sei Bruno. Allora, vogliamo assaggiare il piatto dello chef Bernardi che si è tolto anche lo straccetto di dosso. Questi sono... Che sono? Spatle. Agli spinaci. Il nome, amore, Bellini, Bellagia. No, sono spatle agli spinaci con lo speck e cremina di formaggio verde. Speck e cremina di formaggio verde. Adesso se volete assaggiarle... Mi dite se il piatto. Molto bene, i giudici sono soddisfatti, hanno spazzolato tutto. Volevamo informarvi che Bernardi è passato e ha vinto la Mystery Box, quindi vedremo la prossima volta cosa succederà. Giusto, amore? Non ce ne sono più, li abbiamo finiti tutti. Sono finiti, ti ho detto, non c'è più niente. E noi ci vediamo al prossimo. No, non ce ne sono più. No, non ce ne sono più. Ce ne sono più noi. No, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.